L'ingresso di Biagio ha già destabilizzato un po' tutti gli equilibri. Miriana ha già adocchiato la preda. Infatti i due si stanno avvicinando sempre di più. Questa mattina dialogavano sulla disposizione dei letti. Miriana ci tiene a tenere Biagio nella sua stanza. Dice: tu ormai sei nostro, sei sequestrato, non puoi più spostarti. Poi i due vanno in veranda dove c'è anche Katia Ricciarelli. Iniziano a scambiarsi delle carezze. Biagio sta al gioco di Miriana. Tutto questo sotto l'occhio severo di Katia che li guarda e non proferisce parola. Davide riprende in giro per strappare un sorriso perché ha già capito che di lì a poco Katia avrebbe detto qualcosa. Infatti la distrae e non dice nulla. Clarissa. Manca Clarissa. Grazie per i complimenti. Ma non sarà troppo. Non ho capito. Ma smetti! Basta, ne? Chi sta con chi? E chi l'ha con chi l'ha ancora? 5, 4, 6, 9, 9. Grazie, no, grazie, avevo bisogno, sai. Buongiorno. Vediamo una Miriana bisognosa di attenzioni. Nei mesi scorsi è stato Nicola, oggi che non c'è più si è riversato tutto su Biagio nuovo arrivato. A questo punto capiamo Miriana cosa intendeva dire a Nicola quando diceva di esserne attratta ma non innamorata. Il giudizio di Katia oggi risulta essere stato giusto. Ora vedremo come si comporterà nel rapporto con Biagio, che sembra stare al suo gioco. Fin dove si spingerà? E Katia a questo punto, che si è riavvicinata a Miriana, la criticherà ancora. Canale YouTube Fabio Pecce.